di un percorso che sicuramente è stato sfidante per tutti noi, per tutti voi, perché abbiamo affrontato un tema che non solo è attualissimo, ma che ci tocca molto da vicino nella nostra attività professionale. Allora, era importante a chiusura di questo giro avere proprio un secondo, un minuto, su quello che è stato brevemente, che cos'è che vi portate a casa, se siete pronti per, perché questo, come dire, dà significato e valore a questa esperienza formativa. Grazie. Io ho partecipato alla seconda parte del Social Mastery. Per me era importante vedere, conoscere questo panorama ampio, quasi infinito. E questo obiettivo credo che sia stato raggiunto. Adesso sta un po' nel selezionare quali sono gli strumenti più idonei, più efficaci per le nostre attività e implementare un progetto concreto in conseguenza. Anch'io ho fatto solo la seconda parte. Devo dire che il corso è interessante proprio per l'attualità dei temi. È anche difficile riuscire a entrare in tutti questi vari nuovi canali di comunicazione. Devo dire che Paolo ci è riuscito almeno a darci una buona panoramica ed è riuscito a farci vedere con esempi concreti come è possibile utilizzarli, e questo sicuramente è apprezzabile, perché ti dà veramente l'idea di come puoi entrare in ognuno di questi temi. Sta poi appunto a noi sviluppare ancora di più il tema all'interno delle varie aziende e vedere come personalizzarne l'utilizzo. Però devo dire che globalmente il corso è molto soddisfacente. Io ho partecipato a entrambe due sezioni. La prima era quella legata alla comunicazione, che devo essere sincero era quella che mi interessava di più, era il focus per me. È stata molto interessante e sono state veramente quattro giornate ben condotte, ma soprattutto mi hanno permesso di apprendere alcune tecniche per la comunicazione in pubblico, la gestione del conflitto. È chiaro che sarebbe necessario un approfondimento perché il tempo è veramente, veramente poco, no? I temi da affrontare sono veramente tanti, però è stato utilissimo. Barbara, bravissima nel condurre l'aula. Poi ho partecipato anche alla seconda parte dei social media. Io sono sotto quell'aspetto abbastanza nascosto sotto il discorso dei social e devo dire che è veramente un mondo incredibile. Paolo in queste giornate ci ha veramente aperto un mondo. Adesso, come dicevano prima i miei colleghi, sta un po' a noi cercare di cominciare. Beh, tanto ho aperto il profilo Facebook, quindi è già. E poi ho notato una cosa, che pensavo di essere uno dei pochi a non avere profilo, però invece ho notato che all'interno dell'aula ce n'erano più di uno, no? Quindi ero in buona compagnia. Quindi penso che Paolo sotto questo aspetto abbia già fatto un buon primo lavoro. Importante è conoscere almeno all'inizio, dopodiché uno può scegliere se approfondire o meno. Per quanto mi riguarda approfondirò. Grazie. Gianni? Sì, io ho fatto il percorso completo come Federico e devo dire che tutto il percorso mi è piaciuto e mi ha dato degli strumenti importanti sia per quanto riguarda, diciamo, gli elementi della comunicazione che possono essere quelli, come dire, di miglioramento anche comportamentale nostro nel public speaking, come nel gestione del conflitto in tutti gli ambiti, e in questo punto Barbara è stata molto brava nel come dire, raccontarci alcuni di questi momenti in cui la comunicazione ha la sua massima importanza. Proprio in questo senso direi che questi sono gli elementi basilari su cui perlomeno io ho trovato maggior beneficio per me stesso. E poi la seconda parte appunto con Paolo, veramente interessantissima su tutto quello che sono gli strumenti innovativi di gestione
della comunicazione e come far diventare questo un valore per le nostre aziende oltre che per noi stessi, quindi veramente un corso ben fatto. Hai aperto anche tu un profilo Facebook? Io andavo più su LinkedIn e lì mi sembra di essere messo bene. Su Facebook con il supporto di Paolo qualcosa ho fatto, adesso vedremo di migliorare anche lì. Grazie. Silvia, questo corso completo, sia la prima parte sia la seconda, ho incontrato due mentori di vita che sono Paolo e Barbara. Penso che prossimamente, sia nella mia vita privata sia soprattutto in quella lavorativa, penserò spesso a loro, ai consigli che ci hanno dato, alle metodologie di apprendimento, tutto quello che noi possiamo anche ritrasmettere nelle aziende in cui lavoriamo. Quello che abbiamo appreso qui è stato utilissimo per noi stessi, per le aziende e per i nostri collaboratori. Infatti quello che si evince soprattutto con le lezioni di Paolo è che per comunicare bene bisogna essere un team. E penso che siano nate delle bellissime relazioni interpersonali nei corsi che abbiamo frequentato, siamo diventati quasi amici e questo ha agevolato tantissimo la condivisione dei problemi, delle opinioni. Quindi è stato veramente un corso utilissimo sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale. Grazie. Sì. La concordo con Silvia, nel senso che sono diventate abbastanza partner in questo. Mi è piaciuto molto, io ho partecipato solo alla seconda parte del corso e quanto un po' più il mio ambito all'interno dell'azienda, quindi ho riscoperto alcuni social che non pensavo di utilizzare necessariamente molto, quindi quello sicuramente concordo con Paolo, è utile esplorare anche a volte terreni che non si consideravano, e allo stesso tempo una serie di tool anche interessanti per ottimizzare alcuni tuoi tempo, che è sempre poco, e quindi utilizzando il tempo e le risorse si può sicuramente migliorare. E per quanto riguarda appunto le relazioni all'interno del gruppo, secondo me è stato importante perché oltre alla spiegazione, se tutti partecipiamo insieme, si possono esporre più concetti, anche più dubbi possono venire fuori e essere chiariti. Mi piace molto di questo. No, sicuramente il corso è stato molto interessante, ha confermato un interesse che già avevo su questi temi, un sacco di cose ancora da imparare e da approfondire, ma ci lavoreremo. Io a questo punto dico purtroppo ho partecipato solo a quest'ultima giornata di approfondimento e l'ho trovata molto interessante, mi è piaciuta la parte sia di insegnamento, anche se era un po' riprendere dei temi che erano stati trattati nelle sessioni precedenti, però sicuramente mi ha fatto venire voglia di approfondire i temi dei vari social perché è un ambito molto dettagliato, anche pericoloso, va conosciuto bene per poterlo affrontare. E porto a casa delle informazioni importanti, porto a casa la voglia di approfondire ulteriormente sicuramente. Molto interessanti consigli pratici che sono stati dati in questa occasione, molto interessante sentire altri punti di vista. Mi spiace quasi non esserci stata prima, però pazienza, porto a casa comunque le informazioni importanti. Io invece ho partecipato solo al secondo modulo della seconda parte, quindi sarò con Paolo. È stato sicuramente utile, soprattutto il lato mio per quello che posso fare aziendalmente, venire a scoprire che ci sono tutti questi tool, tutti questi strumenti che permettono di facilitare un pochino la vita nel postare nei vari social e anche a gestire, a monitorare quelle che sono le attività dei social, quindi con magari solo uno strumento avere la possibilità di avere una buona panoramica. Poi mi è stato utile diciamo vedere altri social che non utilizzo né personalmente né aziendalmente, come Twitter, che mi rendo conto che è un social fondamentale, quindi è stata una buona opportunità per capire effettivamente qual è il potenziale di questo social e sicuramente in futuro lo utilizzerò perché mi rendo conto che è appunto molto importante. Grazie. Anche per me insomma è stato un corso sicuramente molto interessante, ho fatto anche io la parte
queste ultime tre lezioni con Paolo. Ovviamente essendo poco social, per me è stato utilissimo e preziosissimo sia sul campo pratico, cioè in pratica su cose di come iniziare e poi anche consigli vari condivisi con gli altri partecipanti, quindi sicuramente è stato molto utile. Approfondirò insomma, la voglia di insomma, approfondire su questo fronte c'è, e quindi insomma, mi manca forse la parte anche di comunicazione che reputo sia poi insomma, il punto di partenza. E poi dirò una banalità, ma sicuramente su queste cose bisogna anche proprio crederci molto, cioè il punto di partenza è credere nel comunicare attraverso i social media, quindi se c'è questa premessa si possono fare, cioè il potenziale è tanto, quindi si possono fare un sacco di cose. E quindi ringrazio comunque Paolo per avermi trasmesso insomma, questa voglia di iniziare.